progetto per l'edificio di Piazza Cordusi è sicuramente stato molto interessante perché è un edificio che da sempre fa parte della città. È stato costruito insieme alla piazza, che un tempo era la piazza degli affari, oggi è diventato un nuovo centro commerciale, per cui la sfida è stata quella di mantenerne la storicità, ma di creare un edificio più contemporaneo senza snaturare i suoi caratteri. Il nuovo volume vetrato in copertura è sicuramente l'elemento più caratterizzante del progetto. Esso stesso, essendo vetrato, è un po' lo specchio della città. Durante il giorno, durante la notte, nelle varie stagioni, riesce a rispecchiare quello che succede nella città. Un altro elemento sicuramente caratterizzante del progetto è la nuova configurazione della corte al piano terra, che fa parte di un edificio, ma in realtà, liberando lo spazio centrale, siamo riusciti a creare un'estensione dello spazio pubblico esterno. Il progetto prevede inoltre che lo spazio commerciale si distribuisca su 3 livelli e quindi esso stesso è una sorta di esperienza nuova della parte commerciale, in quanto non è così facile trovare dei commerciali di questa tipologia nel centro storico, per cui è sicuramente un'innovazione anche questa. Per quanto riguarda la parte esterna, il progetto ha cercato di riprendere i caratteri dell'edificio che erano storici, quindi le partiture dell'edificio esistente, vanno a disegnare anche il nuovo volume in copertura, che quindi è un elemento contemporaneo in quanto molto vetrato e quindi un po' più in linea con le esigenze del momento, ma mantiene dei caratteri che rispecchiano l'edificio che c'è sotto senza creare uno stacco così repentino tra i due elementi. Affrontare questo progetto è stata sicuramente una sfida interessante perché lavorare su un edificio storico non è come costruire un edificio da zero, si porta dietro tante complessità che in un edificio nuovo non devi prevedere, non ne devi tenere conto. Quello che è stato interessante è stato il fatto di affrontarlo cercando di abbandonare un pochino le velleità architettoniche che ci sono di solito nei progetti di nuova costruzione, ma cercare un modo per legare la storia dell'edificio alla sua fruizione più contemporanea, quindi andare a cercare di unire il linguaggio contemporaneo con quello storico senza creare una frizione troppo grande.